Ciao biker, sono Gianluca Villa ed oggi, grazie ad Aprilia, vi presento la RS 660, una sportiva di media gamma con un prezzo molto appetibile, con grandissime soluzioni tecniche, soprattutto per il prezzo, che fa approcciare agli utenti che possono usare la moto tutti i giorni, ma che vogliono anche usarla in pista, in questo mondo delle super sportive, anche se in formula ridotta. Però tutto questo dopo la sigla. Dotazioni tecniche di tutto rilievo: abbiamo l'antimpennata, il traction control, il quick shift in alzata e in discesa marcia, il freno motore, quindi l'ABS regolabile, cioè tante soluzioni che un'elettronica normale è difficile trovarla su moto di questo livello, come detto, e soprattutto di questo prezzo, perché parliamo di 11.050 euro. A questo prezzo vi porterete a casa il sostanzialmente pacchetto base, che è più che rifinito, al quale io personalmente aggiungerei due accessori, anche se devo dire che costano un po' troppo di Aprilia: le pedane arretrabili, quindi il settaggio di pedane, regolazione e quant'altro, che costa ben 999 euro, un po' troppo secondo me, davvero troppo. Però vi devo dire che su una moto del genere, se volete guidarla in maniera sportiva, servono, non ce n'è. E lo scarico, perché ovviamente questo è uno scarico a normativa Euro 5, molto tarpato, e questo motore, che ha ben 100 cavalli a 10.500 giri e una coppia a 8.500 giri di 67 Nm, potrebbe offrire molto di più, e si sente che è molto stringato. Però questo posso dire che servirà a chi vuole andare in pista, quindi vuole fare una configurazione più racing, più libera, e quindi non a normativa Euro 5 per circolare sulla strada. Ma per andare in strada vi posso garantire che va benissimo. Abbiamo fatto la prova, avete visto anche parte del video, o lo vedrete mentre mando le sovraimpressioni, dove siamo andati. Dove siamo andati in Valsassina, in mezzo alle curve, siamo andati fino in Valmasina, e quindi ci siamo veramente divertiti. Con, in questo caso sono in tenuta da strada normale, mentre ieri ero anche con la tuta M-Tech, con le quali ho potuto lavorare anche molto bene su quello che sono i trasferimenti di carico, perché la sensazione di questa moto è proprio quella da GP. Molto piccola, per me forse troppo, sono 1,78 m, la trovo molto corta, e all'interno della sella io la triangolazione mi viene un po' difficile, perché i semimanubri sono la scuola che abbiamo visto anche su RSV4, molto aperti, leggermente caricati, per me abbastanza caricati, perché come ho detto sono più alto, ma un pilota intorno al 1,70 m secondo me se la trovi come sempre cucita addosso. Non è neanche troppo puntate in avanti, certo se scenderete giù dalle montagne vedrete che lo sforzo si fa sugli avambracci, però normalmente sulla guida turistica stradale è abbastanza comoda. E anche il dietro, nonostante sia veramente piccolo il sellino, è comodo anche per il secondo, è abbastanza comodo, anche perché io la vedo più per chi vuole andare in giro da solo o comunque per un pubblico molto giovane, perché questo modello è depotenziabile, quindi raggiunge il famoso livello per le patenti A2 e per circolare tranquillamente per chi è neofita. Ed è anche una bella moto per iniziare a lavorare, soprattutto per le dotazioni. Abbiamo davanti una forcella steli rovesciati Kayaba, regolabile nel precarico e nell'estensione, così come il monoammortizzatore posteriore. Davanti abbiamo anche dei freni che sono veramente buoni, perché io li ho provati, frena tanto. Devo dire che con il doppio freno a 4 pistoncini radiali su dei dischi da 320 mm la moto frenava, e frenava molto bene. Anche sul posteriore abbiamo invece un 220 con una pinza a doppio pistoncino, e anche questa fa nettamente il suo lavoro, soprattutto a centro punta. Parliamo anche delle soluzioni tecniche. Come vedete, il forcellone in alluminio a banana, che riprende lo stile di Aprilia anche per quanto riguarda l'SV4,
e tutto questo permette di avere poi dopo anche un bilanciamento, una reattività del retrotreno ottimale. Dietro abbiamo una gommona per il modello, comunque una 180/55, in questo caso le ottime Rosso Corsa 2, che come potete vedere hanno una bimescola per quanto riguarda la spalla, che hanno una tenuta davvero pazzesca, basta solo riscaldarle. Abbiamo le 180/55, ma ci sono anche omologate a libretto le 180/60, soprattutto per chi vuole andare in pista. Davanti invece ci troviamo le 120/70 classiche, sempre su raggio da 17. Anche per quanto riguarda l'aerodinamica, come vedete abbiamo delle similalette che vanno a riprendere, in questo caso la moto è capace di raggiungere, ve lo posso garantire, 230 km orari di contachilometri, che non sono poca cosa, ma grazie anche a tutta questa aerodinamica che permette veramente ai flussi di fluire e di non disturbare il pilota. Molto belle le linee di questo serbatoio, che comunque non è metallo, è plastica, termoplastica, dove ci stanno ben 15 litri, 4 di riserva, considerando che andando mediamente, non dico forte, ma andatura media, abbiamo fatto tra i 24 e i 22 km litro, per cui anche a sgasare ce ne farete di chilometri prima di rincontrare un benzinaio. Gli specchietti potrebbero piacere o non potrebbero piacere, ma la visibilità è buona. Abbiamo ovviamente tutto il reparto full LED qui davanti, con le frecce che vanno a spegnere il LED di, diciamo, di appartenenza del lato dove sono state accese, e anche sul posteriore vediamo che abbiamo qui così tutto integrato, tranne ovviamente le frecce, che in questo caso sono su questo codone per questioni anche di normative di omologazione. Impressioni di questa priglia, perché alla fine è quello che voi volete vedere e capire dai nostri servizi video, perché vederla in catalogo, guardare quanto è bella, vedere tutte le immagini, vedere le caratteristiche tecniche, sono cose che oramai tutti riescono a fare. Ma realmente come va questa Aprilia RS660? Allora, vi dico onestamente la verità, bene, benissimo oserei dire. Complimenti ad Aprilia, perché il prodotto è ben riuscito, è un prodotto che convince, non ha tantissime peculiarità delle super sportive, ma non servono, perché è una moto pensata, e questo Aprilia lo ha sempre detto, per andare in giro durante tutte le giornate, quindi fare casa lavoro, andarsi a farsi una scampagnata, ma volendo anche per quelli che usano la moto ogni tanto per qualche pistata. Ovviamente piste come il Mugello forse troppo impegnative, ma se andiamo su piste del tipo di Tazio Nuvolari, Cervesina, Vallelunga, questa moto fa la sua bellissima figura. Una cosa che ci tengo a dire è che nelle nostre prove, che non sono di poche ore ma di qualche giorno, mettiamo veramente la moto in tutte o quasi le condizioni possibili, tranne il tempo che non riusciamo mai a governarlo, non ancora. Per cui io l'ho trovata con queste gomme che sono le Pirelli Rosso Corsa 2, fantastica. Scaldatele, perché ovviamente sono gomme abbastanza sportive, vanno scaldate bene, ma poi grazie all'elettronica di Aprilia e alla tenuta e alla ciclistica vi divertirete un mondo, da ginocchio a terra, ve lo posso garantire, sempre però con testa. Come detto, io interverrei molto sulle pedane, perché l'effetto che ho di questa pedana, io spesso e volentieri che mi viene indietro con il piede, con lo stivalino, e non è un effetto che mi piace particolarmente. Complimenti ad Aprilia, perché è un prodotto veramente ben studiato. Allora, come potete vedere, io sopra questa moto non è che sto malissimo, però sono grosso, ammettiamolo, ma sono riuscito a guidare per diverse ore senza avere affaticamenti e divertendomi un mondo. Consiglio, sì, andate, provatela, perché merita tantissimo per chi cerca una moto non esasperata, ma divertente soprattutto. Ed è questa la ricetta per cui Aprilia ha voluto creare l'RS660. Aprilia non è che non può fare super sportive, perché l'Aprilia ha fatto l'RSV4, tuttora una delle migliori super sportive sul mercato, e anche con tantissimi cavalli, perché l'ultima versione è veramente impressionante. Per cui non è questione che il costruttore non è in grado di fare una moto, diciamo, al top, ma è proprio la scelta. Il prezzo è convincente, ed è questo uno delle cose che mi piace di più di questa moto, meno gli accessori, e sono onesto, ve lo dico,
penso che andrei su un aftermarket diverso che sugli accessori originali, ahimè Aprilia, questo lo voglio dire. Il mio consiglio rinnovato è quello di andate nei concessionari Aprilia, andate a provarla. Se cercate una moto sportiva, non impegnativa a livello di potenza, ma di sicuro gustosa e divertente da usare per farvi le vostre scampagnate o, come ho già detto, per andare in pista, questa è la soluzione ideale. Vi lascio con i miei soliti tre consigli. Primo, protezioni sempre, perché vi aiutano veramente nell'incertezza a rimanere sani. Prudenza per colpa degli altri e tanto divertimento!